Torino e il Piemonte celebrano il centenario della morte di Guido Gozzano, il poeta delle rose che non colsi e delle piccole cose di pessimo gusto. Con una conferenza stampa al Circolo dei Lettori, il Comitato Interistituzionale per le Celebrazioni del Centenario ha presentato il calendario degli eventi. La Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Consiglio Regionale, l'Università, i Comuni di Aglie, l'Associazione Culturale Gli Amici di Gozzano, con il patrocinio del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, investono energie e risorse per costruire un calendario di eventi che da aprile a fine anno rende omaggio all'opera e alla poesia del poeta torinese, fra i più amati e i più tradotti al mondo. L'obiettivo condiviso è di raccordare capillarmente il territorio in un progetto culturale destinato a non esaurirsi con le celebrazioni del 2016, ma finalizzato a costruire nuovi percorsi culturali e turistici. Sono coinvolti i comuni di Torino, Aglieri, Varolo, Torre Canavese, Castellamonte, San Giorgio, Chivasso e Cirié. Un tavolo di lavoro è operativo per tutto il periodo delle celebrazioni, nell'aggiornamento e nell'integrazione degli eventi, che sono consultabili sul sito www.lerosechenoncolsi.it. Oggi Aglie si sta preparando con una serie di eventi, con un calendario importante che in gran parte è già definito, ma soprattutto per i mesi estivi ed autunnali deve essere ancora completato, proprio perché c'è un gran fermento e tanti soggetti che hanno piacere di inserire dei prodotti culturali di qualità all'interno delle celebrazioni. La Città Metropolitana con grande orgoglio ha iniziato mesi fa a lavorare per tutto quello che riguarda la programmazione del grande evento culturale, il centenario della morte di Guido Gozzano. Ma perché abbiamo voluto rendere partecipe il territorio, stuzzicare il territorio peranto riguarda la figura di questo personaggio? Perché è proprio per un concetto di identità, perché è un personaggio che appartiene al nostro territorio. Quindi al di là del comparare da un punto di vista più critico i versi e l'abilità del letterato Guido Gozzano a noi con altri scrittori di terre lontane, a noi interessa proprio solo far conoscere Guido Gozzano, perché Guido Gozzano è, come poeta, come scrittore, come saggista, l'anima del nostro territorio. È un punto di arrivo questo centenario, ma anche il punto di partenza per restituirgli ciò che è giusto, cioè cercare di fare il punto su tutti gli studi portati avanti finora e su tutta la sua scrittura, ma è anche proprio, e deve essere, deve diventarlo, l'occasione per riflettere su di lui e ridargli anche nell'ambito del contesto letterario italiano e direi anche internazionale l'importanza e il significato che ha avuto e che ha.